La maison s'implique. Ultimamente, cioè fare un'iniziativa di questo genere che porti anche noi, ma ci porti. Perché non investire sul turismo del benessere, le terme, i centri benessere? Ma noi possiamo fare anche una corretta informazione per spingere. Che cosa faremo? Creazione di itinerari che noi abbiamo chiamato personalizzati, ecoturistici, ma ci possono essere quelli religiosi, quelli culturali, enogastronomici, turistici. Vedete su quanti temi possiamo lavorare? Possiamo lavorare per tema. Un gruppo può fare un itinerario religioso, uno enogastronomico, uno della ceramica, uno del nord, del centro e del sud. Quindi uno arrivando a Tirana decide di andare al nord oppure di restare al centro o al sud. Ho finito con questo. Al termine di tutto questo, quindi noi in questa fase dobbiamo costruire questi itinerari, per, come dicevo prima, corretta informazione garantita per creare degli itinerari, per attrezzare, quindi stiamo formando dei giovani che abbiano tutte queste competenze e che possano lavorare in questi info poi, punti di informazione che noi vogliamo fisici, reali, per garantire a questi giovani la possibilità di continuare, perché spero che si possa riproporre questo progetto, e quindi proprio di una creazione di piccola e media impresa in campo turistico. Guardate che importante, perché si possono vendere questi prodotti, si possono vendere alla regione, si possono vendere alla provincia, si possono vendere alle agenzie di viaggio, costituiscono un patrimonio, avviano dall'altra parte degli scambi, creano imprese. E questo è un impegno. Grazie, io ho finito. Grazie. Ha una grande regola, è un'altra donna che con l'affetto che la docente sta facendo.
fa veramente crescere per andare insieme avanti. Devo ripetere quello che ha detto Giuliano. Allora, vorrei ringraziare prima di tutto il Ministero della Gioventù che ci ha reso possibile tutto questo, e poi non per l'importanza, ma ringraziare in modo particolare il presidente di Integramus, Giuliano Giuliano, dottoressa Giuliano, questa iniziativa per il duro lavoro di tutto quest'anno. Noi abbiamo avuto la possibilità di CIRPAS, la professoressa Giovanna Damolin, lei e tutti gli altri, siamo stati molto contenti, abbiamo pure imparato tantissimo e stiamo avviando questo progetto che vedrà in modo pratico quello che la professoressa ha detto fino ad adesso. Ragazzi, noi abbiamo visto una presentazione in cui ci sono cose belle per l'Albania, cose positive e anche cose negative. Quindi sta a noi a poter cambiare queste cose negative in positivo. Quindi i ringraziamenti vanno sempre a tutti, sia ai partecipanti, sia a chi ha dato questa possibilità di fare questo progetto. Però il nostro lavoro lo dobbiamo valutare se riusciamo a fare veramente un buon lavoro, nel senso di poter cambiare le cose che sono in negativo. Quindi poter fare tutto in una sensibilizzazione verso l'Albania, perché se parliamo dell'Albania dobbiamo partire proprio da qua, l'Albania anche a livello storico, culturale, di musei, di infrastrutture, di sicurezza, di tutto. Perché se parliamo di Roma, Roma non c'è bisogno di pubblicità. Chi viene a Roma conosce il Colosseo e Vaticano, ma poi ci sono altre mille cose da vedere, così anche l'Albania. Quindi quelle poche cose da vedere, fare il contorno con tutte le altre cose. Grazie, ringrazio. Ci hanno lavorato tante persone con amore, con determinazione, con professionalità. Noi dobbiamo essere i portavoci dell'Albania, dobbiamo essere il ponte tra l'Albania e l'Italia. Io sono da poco che vivo in Italia, da 2 anni e mezzo, però ho avuto modo di conoscere Giuliana e in pratica non c'è più bella presentazione dell'Albania che Giuliana. In modo tale che noi possiamo dare qualcosa che gli altri non possono dare. E queste informazioni turistiche, queste mete che noi le dobbiamo creare, e questi 3 info point principali, sono a Lecce, Bari e a Roma, non per caso hanno scelto queste città, perché noi riteniamo che là, in queste città, noi possiamo dare il meglio. Magari poi possiamo pure standerci, no? Per andare in altro, in altre parti. Però facciamo nel nostro piccolo, cominciamo con già qualcosa. Vi ringrazio, dai. Faccio partire adesso una brevissima presentazione delle primissime attività del Ripartiamo da